Ci stiamo avvicinando alle coste del vecchio continente anche per vedere se riusciamo ad avvicinarci da qualche parte o magari trovare, sai, qualche luogo che prima non era visitabile. Ad esempio, qui abbiamo Ciampa, il caro paesino di Brix. E qui abbiamo già un giro di tombe. Vediamo che cosa nasconde. Un forziere? Ovvio. Con l'elmo vichingo, resistenza all'acqua, 193-196. Bello, c'ha già buona difesa, quindi. Ecco qua, se c'è un venditore facciamo un po' di cambio. Avevano anche detto che sono una comunità un pelo povera. Spero sinceramente che qualcosa ce l'abbiano. Che tra l'altro Brix è stato l'unico scontro ad ora per il quale probabilmente... Chi sei? Ah, ciao, ci conosciamo. Geco, sei tu? I miei occhi mi ingannano. No, non sono io. No, tu non sei Geco, vero? Ragazza, stai cercando qualcuno di nome Geco? Sì, cerco qualcuno chiamato Geco. Dov'è Geco? Ah, non lo sappiamo, mi dispiace, Geco non è con noi. Allora, dove posso trovare Geco? E che cazzo ne so io? Io sono Feizi. Geco mi ha aiutata una volta. Ha aiutato Usu. Era intrappolato, ma Geco l'ha salvato. È un uomo coraggioso, vero? Immagino, ma perché lo cerchi? Ti piace? È per questo? Sei un uomo cattivo. Non dovresti prendermi in giro. Allora è così, ti piace Geco? Ma no, che imbarazzo. Tranquilla, Feizi. Diremo a Geco come ti senti. Io... Davvero? Allora, gli dareste questo quando lo vedete? Oh, i bracciali d'oro! Che cos'è? Il viaggio di Geco è pericoloso. Mi preoccupo per lui, così ho fatto un portafortuna. Un portafortuna? Capisco! Cioè, allora, pensa un attimo a questa situazione in cui non siamo noi che conosciamo Geco e facciamo solo finta. Sta ragazza, oh, davvero, lo conoscete? Gli dareste questo? E abbiamo rubato il dono e non lo saprà mai. Andrò a casa ora. Grazie molte per questo favore. Grazie a te, ragazza. Abbiamo ottenuto i bracciali d'oro. Anzi, l'anello d'oro. L'anello d'oro. Oddio, sembra quasi una proposta di matrimonio. Può rompersi se utilizzato in battaglia. Aumenta la resistenza agli elementi. Cioè, aumenta la resistenza se lo utilizziamo? Vabbè, lo diamo a qualcuno, tipo a noi, che non abbiamo anelli, quindi. Ok, qui c'è la locanda intanto. Bimbi, che fate? Io, la figlia di Brix, ha una strana abilità. Se faccio pratica ci riuscirò anch'io, allora mi alleno. Benvenuti, benvenuti. Se cercate qualcosa noi l'abbiamo. Visto niente? Non lo so, fammi vedere. L'abito Fausto, ma non l'avevamo già comprato questo? Non ricordo male. Dunque, abito Fausto, tieni. Grazie del biglietto da gioco. Ehi, voi non siete i briganti che erano con Brix? Ovviamente no, sono ancora in prigione loro. Sembri un viaggiatore, sei stato alle rovine Akon? No. Un errore. Gli occhi non sono più quelli di una volta. Comunque le rovine sono un po' più a nord-est di qui. Dovresti visitarle, d'accordo? Le rovine Angkor sono ciò che rimane del tempio dei nostri antenati. Dovevano essere molto ricchi per costruire questi edifici enormi. E voi siete poveri. I marinai Ciampa non... Dimmi, siamo molto odiati fuori da qui? Sì. Ehi, avresti potuto almeno mentirmi, per educazione. Se continui a spargere voci del genere avrai tempi duri qui. Non sono voci, è quello il problema. Questa porta? Ah, strano. Mio nipote è tornato? Il mio Brix è tornato a casa? No. Ho chiesto di non essere disturbata fino al ritorno del mio nipote. Lasciami sola. Ok. Torneremo quando suo nipote tornerà, signora. Ok. Che cosa abbiamo qui? Quella fossa è la forgia di Ubaba. La usa per trasformare i metalli in armi e armature. Oh, quindi sei un fabbro anche tu, Ubaba? Davvero interessante, dato che quella forgia sembra magica e noi stiamo recuperando pezzi di qualcosa di estremamente magico. Ah, che bello, un'altra medaglia di gioco, fantastico. Quanto siamo? 14, mamma mia. Dunque, allora, se ricordo decentemente il giro che dobbiamo fare, prima dobbiamo recuperare l'ultimo pezzo del tridente. Poi, dopo che Brix sarà libero, tra virgolette, potremo tornare qui in teoria. Chissà che magari anche qui a Ciampa ci sia un Digin. D'accordo, quindi si va alle rovine. Oh, aspetta Alex, ciao. Da quanto tempo? Alex. Alex? Chi è Alex?
Alex è un adepto dell'acqua. Abbiamo viaggiato insieme, ma ci ha lasciato arrivati a Indra. Un adepto dell'acqua? Ehi, questo mi assomiglia. Ah, vedo che avete un nuovo amico. Siete stati impegnati, vero? E avete trovato un nuovo adepto dell'acqua. Volete rimpiazzarmi con roba vecchia? Cosa stai dicendo, Alex? O non ti ricordi che sei stato tu ad abbandonarci? Mia cara Jenna, ora mi disprezzate dopo tutto ciò che abbiamo passato? In realtà no. Ehi, sei tu quello che ci ha lasciato. È chiaro chi disprezza chi. Siete proprio rancorosi, eh? Ed io che cercavo di aiutarvi con la missione. Non ci serve il tuo aiuto. Possiamo accendere i fari senza di te. Oh, davvero? Karst. Già, Karst. Mi onore che vi siete ricordati. Che c'è, Alex? Che succede? Come posso spiegare? Succede che Alex sta dimostrando di nuovo la sua capacità di previsione. Oh, ancora non vi siete presentati? È rimasta la nave quando li ho visti a Mandra. Sono Gatio. Vediamo, lui è Felix e loro sono Jenna e Sara. Rimane Kraden. Sembrano un gruppo di spaventapasseri. Sì, sono piuttosto inutili. Ecco perché alla fine ho dovuto abbandonarli. Wow. Ma ora credo di essere stato frettoloso nelle mie conclusioni. Tu sei Pierce. Come fai a sapere il mio nome? Quanta poca memoria! Ci siamo già incontrati quando eri trattenuto. Chi potrebbe scordare l'adepto principiante che muta l'acqua in ghiaccio? Ah, l'hai visto! Ecco come sapevi che Pierce era un adepto dell'acqua. In realtà avevo anche pensato di appropriarmi della sua nave. Avresti rubato la nave di un altro? Che tristezza, Alex. Mi ferisci, Jenna. L'avrei solo presa in prestito. Comunque, non sarebbe stato giusto. E proprio mentre stavo per cogliere l'occasione, siete tornati. Vuoi dire da chi bombo? Per un soffio. Non è un peccato? Eppure a causa di ciò ho incontrato Karst e Agathio. Forse era destino. Non riesci neppure per un attimo a smettere di parlare di te, Alex? Basta con le sciocchezze. Alex, vogliamo sapere perché sarebbero utili. Perché ci hanno portato la sfera che aveva preso a Kafubu. Hanno mostrato coraggio. Come? I Kibombo sono bellici, o almeno lo erano. Riprendere la sfera non deve essere stato facile. Erano solo ignoranti, intimoriti da una piccola dimostrazione della psicoenergia. No, hanno usato metodi più sottili di quelli preferite voi. Oh, e che metodi sarebbero? La diplomazia, coglione! Alex l'ha già detto, noi non obblighiamo la gente a fare ciò che vogliamo. Basta! Basta cambiare discorso. Quando accenderete i fari che rimangono? Già, la nostra pazienza sta finendo. Se sprecate ancora il nostro tempo, prenderemo gli astri elementali e ci penseremo da soli. Se avessimo un adepto del vento come Sara, gli altri elementali, voi non ci servireste. Io naturalmente non condivido la loro linea di pensiero. La mia esperienza con Saturus Adexia mi suggerisce che, nonostante fossero guerrieri, in qualche modo erano incapaci di risolvere i misteri dei fari. Vuoi dire che non riuscivano a risolvere degli enigmi? Purtroppo. Stai dicendo che erano dei bruti, incapaci di pensiero intelligente? E stai dicendo che anche noi siamo così? Parole tue. Purtroppo. Alex, da che parte stai? Da nessuna. Io voglio solo che i fari vengano accesi di nuovo. Allora vuoi che ci pensi Felix? Se è così, perché siamo venuti a cercare Felix? Volevo solo essere sicuro che lui e i suoi compagni si ricordassero ciò che devono fare. Solo per questo? Volevo anche che Felix vi conoscesse. Perché? Senza Saturus Adexia potreste non essere abbastanza motivati a terminare la missione. Non posso accettarlo. Che vuoi dire? Ora che Saturus Adexia non ci sono più, ho pensato che un'altra coppia avrebbe potuto stimolarvi a completare la missione. È una minaccia? Prendetela come volete. Io voglio solo che siate adeguatamente motivati. Allora, ci hai usato abbastanza. Dunque il nostro ruolo è terminato?
Volevi che ci fossimo solo per spaventarli e spingere ad agire? Va bene. Diciamo che per questa volta va bene così. Ma saremo sempre vicini, per spingervi rapidamente verso il faro di Giove. Spero di incontrarti presto, Felix, da qualche parte nei pressi del faro di Giove. Kraden, se non ricordo male, tu sei nella spedizione al posto di Babi, il capo di Tolbi, non è vero? È vero, studio l'alchimia perché Lord Babi me l'ha ordinato. E quindi? È un peccato, sembra che tutti i tuoi studi siano stati invano. Dove vuoi arrivare, Felix? Lord Babi è morto, ha ceduto alla tirannia del tempo. No, poverello! Porca miseria, Lord Babi è morto? Oh, non lo sapevi? Lord Babi, morto, com'è possibile? Alex, come fai a saperlo? Non fraintendetemi, la morte di Babi non è stata colpa nostra. La gente di Tolbi però potrebbe pensare che l'abbia causata la nostra presenza. Alex, basta con il teatro e vieni al dunque per una volta. Per farla breve, vi suggerisco di tenervi al nord del Gondowan per un po'. Penso che sia meglio che vi concentriate sulla missione e non sull'esplorazione. Che gentile. Come volete. Bene, alla prossima. Dunque Alex è venuto solo per minacciarci. E per annunciarci la morte di Babi, anche se nessuno gliel'aveva chiesto. Forse aveva le sue ragioni per dirlo a Kraden. Che vuoi dire, Pierce? Se Kraden è qui su ordine di Babi, allora non ha più motivo. È vero, non ci avevo pensato. I tuoi ordini erano di trovare Lemuria, vero Kraden? Giusto, se Babi è morto davvero, sei libero di andare dove vuoi, Kraden. Fatto sta che io voglio andare comunque a Lemuria. Non è vero, Sara? Certo, la mia ragione di studiare l'alchimia era Lord Babi. Era Lord Babi? Hai usato il passato. Quali sono le tue ragioni ora? Non è più solo per lo studio. Ora lo faccio per ciò che ho appreso in viaggio. Per studio? Ciò che hai appreso? Non capiamo. Non capisco. Anche per me non è chiaro. Certo, no, certo che no. Felix è l'unico con cui ho parlato. Cosa? Tu lo sapevi? Non è giusto, diccelo. Ti prego, Felix, ancora è presto per dire tutto. Sarebbe troppo complicato. E quando ce lo dirai? È una volta arrivati a Lemuria. Promesso? Lo prometto. Pierce, tu puoi aspettare? Non riesco a leggere la mente come Sara, ma capisco cosa pensi. Capisci? Che vuoi dire? Tu sei un grande studioso, Kraden, non è vero? Credo che la tua teoria sia corretta, e per provarlo voglio tornare a Lemuria quanto prima. D'accordo, andiamo allora. Dunque, Alex,